tuoi amici di viaggiatori dove siamo? Eh? Oggi siamo a Paros, l'isola di Paros, insieme al mio fido compagno. Fai un saluto? Ok. Ci troviamo a Paros, l'isola di Paros, e più precisamente oggi, amici miei, vi porto a vedere la spiaggia di Livadia. Livadia, o anche chiamata Paroikia. Parcheggio attrezzato, come vedete, e qui comincia la spiaggia, da dove cominceremo il nostro video, io e il mio fido compagno. Allora ragazzi, come vedete, siamo sulla statale che collega Paroikia, che è esattamente là in fondo, con il proseguimento che è Marcelo. Marcelo è giù di là e questo è l'ingresso in questione. Ora io inizierò il mio video entrando esattamente da qua e adesso proviamo a entrare a Livadia Beach. La prima cosa che vorrei mostrarvi innanzitutto è la bandiera blu. Qui abbiamo un mare incredibilmente bello. Da qui, ragazzi, inizia ufficialmente la nostra spiaggia, quindi la spiaggia appartenente a Livadia. A tutti gli effetti, quella là in fondo è la spiaggia attrezzata, mentre da questo lato abbiamo tutta spiaggia libera. Siamo proprio nei pressi del villaggio, quindi è facilmente anche raggiungibile a piedi senza troppi sforzi. Paros ha tante spiagge, una più bella dell'altra, ma questa, amici miei, è una tra le più belle, che offre servizi, che offre ristorazione, che offre svago. Guardate innanzitutto la baia piena di imbarcazioni, là in fondo c'è la Golden Star Ferries che carica e scarica i turisti, i nuovi arrivi. Insomma, c'è sempre qui a Paros un bel via vai di gente, è un'isola veramente bella. La nostra bandiera blu, quindi sinonimo di mare eccezionale, come vedete, il mare è spettacolare. Il mare ha un fondale che digrada lentamente, acque limpide, acque pulite, nonostante qua la folta presenza di imbarcazioni. Allora ragazzi, io adesso piano piano mi avvicino a quest'altro stabilimento balneare che a occhio, a spanne, così mi sembra anche un pochino più carino, ben tenuto e meglio organizzato. Lo vedo dai lettini di ombrelloni, insomma, il mare che si affaccia è sempre bellissimo. La sabbia, ragazzi, la sabbia è farina, la sabbia è finissima. Quindi adesso io non so cosa costi qua il lettino e l'ombrellone, ma secondo me siamo sui 20 euro il prezzo a coppia, quindi due lettini e un ombrellone. Guardate che fondale, guardate che spettacolo, digrada lentamente piano piano, quindi è il posto perfetto per bambini, famiglie, insomma, per la tranquillità. Abbiamo gente, ragazzi, siamo i primi di ottobre. Comunque, tanto di cappello, primi di ottobre, avere ancora gente in spiaggia. Come vedete c'è anche un bel cagnolino che ruota, che si fa il suo bagnetto. Adesso provo a salirci sopra a vedere un po' se ho una vista diversa, una vista, diciamo, panoramica differente da quello che è il bagnasciuga. Sicuramente, ragazzi, da qua, piano piano, si va fino in fondo. Potrebbe essere anche la base di lancio di qualche tuffo, ma vedo l'acqua molto bassa ancora. Sì, qui sarà 1,50 m, 1,80 m, ma vi posso assicurare che un bel tuffazzo da qua ci sta. Questo è il più bello, vedete, c'è tutta la fila di tamerici che dà comunque ombra, e nonostante quello abbiamo anche gli ombrelloni, quindi è organizzato, è attrezzato, è ben servito. E ribadisco, ragazzi, siamo a ottobre, quindi, ma ce ne fossero. Ora, io vorrei innanzitutto vedere questa spiaggia dall'alto. Vedere i colori che ha. Come vedete, è ancora bassa l'acqua. C'è gente a 20 metri dal bagnasciuga, ancora l'acqua arriva alla vita, quindi vedete, è molto molto bassa. Anche questo signore qua che si addentra camminando, l'acqua è sempre bassa. Vedete dov'è? Ragazzi, è spettacolare questo posto qua. L'unica cosa, allora, siccome là in fondo vedete ci sono tutte le imbarcazioni di un certo volume, ogni tanto arrivano le ondate, quelle proprio del movimento delle barche. Come vedete, questa è una baia chiusa, una baia a mezzaluna, e l'ingresso è là in fondo dove c'è quell'imbarcazione che sta entrando, quindi si entra solo da là ed è baia protetta, ragazzi. Anche quando ci sono i venti, se di solito ci sono venti a 50, 60 km/h, qua tutto sommato rimane abbastanza protetta.
e quindi potrete venire a fare il bagno in totale tranquillità. Allora, il bello di questo posto, amici, è che è molto molto tranquillo, non si sente volare una mosca, se non che il rumore delle onde e il rumore del vento. Non c'è musica, frastuono, discoteche e quant'altro. Insomma, vedo gente che legge i libri, vedo gente tranquilla e rilassata. Secondo me settembre-ottobre, ragazzi, sono i mesi migliori, insieme anche magari a maggio, però settembre-ottobre sono i mesi migliori per venire in queste isole qua.